Carissimi, abbiamo ascoltato il racconto della passione di Gesù secondo il quarto Vangelo, secondo Giovanni. E tutti sappiamo che questo è l'altro Vangelo rispetto ai primi tre, detti sinottici perché si possono leggere insieme con una sola ottica. Perché il quarto Vangelo narra gli stessi eventi della passione di Gesù, ma in altro modo. Nei Vangeli sinottici, che riproducono con poche varianti il racconto iniziale dovuto a Marco, c'è la narrazione del dolore, delle sofferenze, della condanna a morte di Gesù fino alla morte in croce. C'è in sostanza la croce con il suo scandalo, la sua follia. Un Messia che termina la sua vicenda in quel modo è uno scandalo per il giudeo, è una follia per il greco. E secondo i sinottici, soltanto la resurrezione dirà la gloria di Gesù. Potremmo dire soltanto la resurrezione darà ragione a Gesù. Dirà con chiarezza l'identità di Gesù, figlio di Dio, Messia crocifisso ma risuscitato dal Padre. Nel quarto Vangelo invece c'è una nuova comprensione della passione. La gloria e dunque la rivelazione che Gesù è il Signore, è il Figlio di Dio. La presenza del Padre che autentica la vocazione e la missione di Gesù stanno già nella passione. Anzi, nella morte di Gesù sulla croce, noi non siamo posti davanti all'abbassamento più profondo di Gesù, ma davanti al suo innalzamento glorioso. Sì, noi siamo abituati a rappresentarci la glorificazione, come d'altronde fa il Nuovo Testamento, nella resurrezione di Gesù, nella vittoria della vita sulla morte. Quando la vita vince la morte per sempre, quando Gesù è riconosciuto nella sua vera identità dai discepoli, invece il quarto Vangelo ci sconcerta, perché ci porta, e lui solo, a leggere la gloria di Gesù nella sua morte. Se i Vangeli sinottici sono attraversati dai tre annunci riguardanti la passione, morte e resurrezione di Gesù, voi tutti ricordate quelle parole molto simili,
è necessario che il figlio dell'uomo soffra molte cose, sia condannato, sia ucciso e risorga il terzo giorno. Il quarto Vangelo è attraversato esso pure da tre annunci, ma con dei verbi diversi che non dicono né condanna né patimenti né morte, ma parlano di innalzamento e di glorificazione, dicono altro. Il primo annuncio lo dà Gesù in un colloquio con il rappresentante di Israele, dei giudei. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così è necessario che sia innalzato il figlio dell'uomo. Gesù poi dice a metà del suo ministero: quando voi avrete innalzato il figlio dell'uomo, saprete che io sono. E nei giorni precedenti la passione a Gerusalemme, per la terza volta annuncia: e io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Dove c'è il verbo ipso, che indica elevazione, innalzamento. Questo momento dell'innalzamento coincide anche, secondo Giovanni, nell'ora di Gesù, un'ora annunciata sempre come incombente. Fin dal primo segno in cui Gesù mostrò la sua gloria a Cana, ma Giovanni aveva precisato, non era ancora giunta la sua ora. Quindi la gloria di Cana, la gloria di un miracolo, non è la vera gloria che attende Gesù. Ma ora è venuta quest'ora, come ora della gloria del figlio dell'uomo, e Gesù lo dice: è venuta l'ora che sia glorificato il figlio dell'uomo, l'ora del chicco di grano che caduto a terra muore, ma proprio nella morte, acconsentendo a morire, produce la vita da cui viene molto frutto, dunque vita abbondante. Proprio di fronte a questo annuncio: è venuta l'ora che sia glorificata il figlio dell'uomo, gli ascoltatori capiscono bene e chiedono a Gesù: ma come puoi dire che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? E Gesù ha solo parlato loro di glorificazione, ma hanno compreso bene: coincidenza tra innalzamento, glorificazione, l'altro verbo, doxasei, e l'ora di Gesù. Dove attenzione, questo innalzamento, quest'ora, questa glorificazione sono azioni che sono dovute agli uomini e a Dio. Sono gli uomini che agiscono durante la passione. Quindi quelle azioni sono fatte con una precisa intenzione dagli uomini. Eppure Giovanni le legge come realizzate dal Padre con un'altra intenzione. Giovanni è molto attento a descrivere l'innalzamento di Gesù. Gesù dal giardino oltre il cedro è stato fatto salire in città, nella casa del sommo sacerdote. Poi
è stato ancora portato più in alto da Pilato nella fortezza Antonia. Pilato poi lo fa sedere addirittura in quello che era il luogo alto per eccellenza, chiamato appunto in aramaico Gabbatà, luogo alto, luogo del giudizio. E poi è ancora condotto alla collina del Golgota, più alta del Tempio e di Gerusalemme, dove viene crocifisso, ma attraverso un innalzamento su un palo, in mezzo a due altri condannati. Materialmente dunque c'è un innalzamento, ma che è passione, degradazione umana, uno scendere nell'abisso della sofferenza e dell'infamia. Ma di fatto Giovanni legge in questo essere sempre posto più in alto, fino ad avere la posizione centrale tra due malfattori, la posizione di Kyrios. Giovanni legge il Kyrios innalzato da terra. E per questo lui annota che quel cartello posto da Pilato lo proclama. Non è la causa della morte di Gesù, è il titolo. È lui il re di Israele, è lui il Messia. Ecco, agli occhi del quarto Vangelo, ma Giovanni vuole indicarci ciò che noi dovremmo comprendere nella passione, c'è l'innalzamento e la glorificazione di Gesù, anche se questa coincide con una passione, un'agonia, un'atroce sofferenza. Attenzione, Giovanni non elimina lo scandalo della sofferenza. Non ci vuole consegnare un Gesù come faranno gli gnostici, in cui l'umanità è totalmente assorbita dalla sua qualità divina. Giovanni racconta la passione di Gesù come quella di un uomo in tutto uguale a noi, un uomo sofferente. Mette in luce i patimenti di Gesù, tradito nella menzogna da uno dei dodici, misconosciuto da Pietro, abbandonato dagli altri. Dice con molta precisione, più dei sinottici, che Gesù è stato schiaffeggiato, flagellato, incoronato addirittura di una corona fatta di rami spinosi. Giovanni ci mette davanti un Gesù flagellato, deriso, incoronato di spine, un uomo senza volto. E significativamente solo Giovanni fa dire a Pilato: ecco l'uomo, nient'altro che un uomo, l'Adamo. Nulla è occultato della sofferenza di Gesù. Non c'è qui davvero nessun docetismo, nessun tentativo di rimuovere la sofferenza umana. Ma Giovanni dice, e lo dice chiaramente, che questa sofferenza è un'epifania di violenza umana. Stiamo attenti, perché nel nostro immaginario, in cui prevale più l'emozione che la comprensione dovuta all'intelligenza spirituale,
Noi assimiliamo alle sofferenze, alla passione di Gesù, ogni sofferenza umana. Ma Gesù non soffre a causa della natura. La sua passione non è a causa della malattia, neanche a causa di catastrofi che fanno delle vittime e in cui il dolore umano, lo conosciamo bene, è un dolore terribile. Ma Gesù nella sua passione soffre della violenza di cui gli uomini sono capaci. Questo non dovremmo dimenticarlo. E certamente è terribile soffrire per la malattia, soffrire l'agonia in vista della morte, soffrire perché si è vittime di calamità naturali. Ma Gesù qui soffre perché c'è stata falsità di un fratello fino al tradimento, perché c'è la malvagità degli uomini che si scarica su di lui, c'è un'oppressione ingiusta, una sentenza ingiusta. Questa è la passione di Gesù. La sofferenza di Gesù non è dovuta alla sua condizione umana, per la quale tutti soffriamo, per malattia, per morte o per debolezza. La sofferenza di Gesù è dovuta a una precisa responsabilità dei capi religiosi di Israele, una precisa responsabilità del potere politico di Pilato, sempre pronto a farsi complice del potere religioso ogni volta che teme qualcosa. Questa sofferenza è dovuta alla gente, alla sua gente, la gente di Gesù che ha gridato crocifiggilo. La passione di Gesù è una sofferenza per la cattiveria, la falsità di noi uomini. Noi siamo uomini come lui, ma la sua sofferenza non è semplicemente la sofferenza creaturale, è la sofferenza di chi vede scaricare l'odio, la cattiveria, la falsità, l'inimicizia degli altri su di lui. Ma Giovanni ci mette in evidenza, è un terzo aspetto, come in questa strettoia di passione Gesù ha saputo vivere senza rispondere, senza opporre violenza alla violenza. Avete sentito? Sì, si è difeso, ma si è difeso con grande razionalità e senza aggressione, senza violenza. Se ho detto male, dimmi dov'è il male, dimostramelo. Ma se ho detto bene, perché mi percuoti? Gesù aveva il diritto, come ogni vittima, di dire perché, che cosa ho fatto di male. Ma Gesù si è fermato qui. L'unica preoccupazione che si comprende tra le righe della passione, l'unica preoccupazione di Gesù era non fare nulla contro la volontà del Padre, fare nulla contro l'amore di Dio. Per questo risponde nella verità quando lo interrogano, ma si afono, si fa muto quando invece non può rispondere con amore e accetta di ricevere la violenza su di sé, di assorbirla. Gesù sa di essere la vittima, il capro espiatorio, ma vuole interrompere la violenza, l'ingiustizia, e l'unica possibilità è patirla.
il soffrire molte cose, polla patein, dei sinottici, diventa nel quarto Vangelo semplicemente un modo di amare l'altro, gli altri, anche il nemico, anche il persecutore. Giovanni nel suo racconto della passione dall'inizio alla fine mostra questa qualità di Gesù, che è una piena autoconoscenza della sua vocazione. Gesù certamente l'ha vissuta nei limiti di una persona umana, ma con quella autocoscienza straordinaria che non sa né quando né il come, ma sa però il fine. Questo lo sa, come lo possiamo sapere noi, ogni cristiano, che non possiamo sapere né quando né il come, ma dobbiamo sapere che cosa costituisce il fine e la fine, che è l'amore, che è l'agape. Ecco perché Gesù lascia fare, lascia che gli altri dispongano di lui, perché dovremmo dire non ha neanche più una missione da realizzare, deve realizzare soltanto la sua vocazione. Ha lasciato che Giuda uscisse dal cenacolo per tradirlo, non l'ha fermato pur sapendo tutto, ha lasciato che lo arrestassero, anche se poteva fermare quell'arresto. Avete sentito quell'inciso in Giovanni? Chi cercate? Come dissero Gesù Nazareno, lui disse in nome di Dio, egoimi, io sono, e tutti caddero a terra. Tutto questo storicamente non è avvenuto, ma Giovanni ci vuol dire che aveva la possibilità non solo di sfuggire all'arresto, ma anche di avere una vittoria facile invocando la sua identità. E invece no, ha voluto bere il calice che il Padre gli ha dato da bere, sapendo che il Padre non voleva quella fine, ma voleva certamente che lui raccontasse il suo amore, che lui fosse fedele all'amore. Gli uomini, col loro odio, hanno costretto Gesù a raccontare Dio nella passione e nella morte, una morte subita, violenta, ingiusta. Ed eccoci ora davvero alla fine, al termine della vocazione di Gesù. Sono le 3 del pomeriggio, l'ora nona. Gesù è in croce ormai da ore, ha subito gli interrogatori, ha subito la persecuzione, la tortura e grida la sua sete. Grida o sete. Parole anche queste ambigue con un doppio significato, perché dicono la sete di un moribondo appeso al palo da 3 ore, ma queste sono anche le parole con cui inizia il Salmo 41. Ho sete di Dio, il vivente. Dire queste parole, e Giovanni annota, per adempiere le scritture, le quali dicevano che nella sete del servo di Dio sarebbe stato dato a lui l'aceto, secondo il Salmo 69. Dire queste parole e dire
non solo dunque la sete fisica, ma la sete di Dio, la sete di portare a termine tutto quello che il Padre gli aveva chiesto. E Giovanni dice: colui che aveva promesso di dare acqua da bere a chi ha sete, vi ricordate nel colloquio con la Samaritana, quando Gesù aveva detto: ma se uno viene a me a sete, io gli do l'acqua da bere. Colui che aveva detto a chi ha sete, darò da bere e non avrà più sete. Che aveva addirittura gridato a Gerusalemme nel Tempio: chi ha sete venga a me e beva chi crede in me. È lui che ha sete. Sete di Dio dunque, sete di compiere tutta la vocazione più che sete fisica. E gli danno da bere dell'aceto. Ma Gesù allora dice l'ultima sua parola: tetelestai, è compiuto, è davvero finalmente tutto realizzato. E reclinato il capo, trasmise lo spirito. Ha compiuto tutta la sua vocazione, tutta la sua missione, e quindi nella sua ora, l'ora dell'innalzamento e l'ora della gloria, Gesù può trasmettere lo Spirito. Notate questo verbo, paredo che il topneuma, è il verbo paradidomi. Nel linguaggio indica la tradizione, dove gli altri Evangeli dicono che Gesù spirò, Giovanni non può dire se non che Gesù trasmise lo Spirito. Ed ecco allora dal suo fianco e c'è sangue d'acqua. Sangue perché Gesù è morto. È un uomo morto per la violenza. Se viene trafitto, lascia uscire il sangue dalla ferita. E Gesù, ormai morto, ricevendo il colpo della lancia da parte del soldato che vuol verificare la sua morte, lascia uscire il sangue. Ma Giovanni annota: ne uscì anche acqua. E questa è una novità, è lo straordinario. E Giovanni vede davvero qui il compimento. Aveva gridato Gesù: chi ha sete venga a me e beva chi crede in me, perché sta scritto: fiumi di acqua viva sgorgeranno dal mio fianco. Ecco, dal fianco di Gesù uscire anche l'acqua, uscire lo Spirito Santo. La Giovanni aveva notato, così parlava del dono dello Spirito perché i credenti non l'avevano ancora ricevuto. Ma ecco qui che trasmette lo Spirito Santo, e quell'acqua che esce dal fianco è come l'acqua che esce dal Tempio, dal fianco del Tempio, dal lato del Tempio, un fiume di acqua viva. Carissimi, noi oggi siamo posti di fronte a questa morte umana vissuta nell'amore, in modo che una morte, pur una morte violenta, ingiusta e ignominiosa, perché la morte di un peccatore, Paolo dirà addirittura maledetto da Dio e dagli uomini,
non è più ignominia e sofferenza e patimenti soltanto, ma innalzamento e gloria. Noi dovremmo ricordare questo, ricordare lo specifico della sofferenza, della passione che sta nell'ingiustizia dovuta a causa degli uomini. Ma dovremmo anche assumere una grande consapevolezza e responsabilità. Noi, ciascuno di noi, io, nella mia vita, ho provocato e provoco sofferenza ingiusta, oppressione negli altri. E come vivo la sofferenza subita, provocata dalla falsità, dall'ingiustizia degli altri? La domanda riguarda la violenza che noi facciamo agli altri e la violenza che noi subiamo. Per entrambe il riferimento è solo Gesù, che, come dice Pietro, nella sua passione non rispondeva con violenza alla violenza. Gesù, che ha fatto della croce uno strumento ignominioso, una via di gloria, la via dell'amore.